sono le novità di collezione che portate qui al Pitti per Fred Mello? Ma Fred Mello quest'anno presenta tre mood importanti. Uno è l'Heritage, che è la parte, il cuore pulsante della collezione, la parte più istituzionale del brand Fred Mello, dove curiamo il capo in ogni minimo dettaglio particolare, caratterizzata dalla maglieria con inserti in toppa e piedi pull, dai trattamenti e lavaggi semplici, dalla bandiera americana. La parte invece rugged, che è la parte, diciamo, più rebel della collezione, la parte più cattiva, declinata con lavaggi molto più strong, stone wash, applicazioni di borchie. La parte free city, la parte più easy, è quella istituzionale, dove troviamo capi con il bollo istituzionale per la parte più jogging della giornata. Com'è andato il 2012 e come sta andando, come andrà il 2013? Il 2012, diciamo che noi l'abbiamo chiuso molto bene, parlando appunto, riferito ai momenti difficili che ci troviamo. Il sell out è molto alto, i nostri clienti sono contenti e continueremo su questa linea. Voi siete molto presenti in Italia e ora vi state aprendo all'estero, ce ne vuole parlare? Sì, l'estero è da due stagioni che abbiamo iniziato per il nord Europa, il sud della Francia, il Libano, la Turchia, e questo sta dando ottimi risultati in termini di sell out, per cui cercheremo di ampliare. Adesso ci sono degli accordi per il Far East e cercheremo di ampliare anche su un mercato molto più importante che quello cinese. Prossimi progetti in fatto di comunicazione? Stiamo improntando quasi la maggior parte del nostro sforzo sulla web communication, per cui stiamo ampliando il discorso dei nuovi siti internet, parte Facebook, Pinterest e tutto quello che è la web communication, che vediamo che sì, sicuramente è il futuro per la comunicazione. My priorities for my voice to be heard. Lord gives me each day a new door, but still my feelings haven't changed. The rain feeling leaves a bad taste in my mouth. Feels like someone's playing with my heart, the guy's playing with the stars. Why do we have beggars on the street when food is being given to the needy? Sometimes ups outweigh the downs, but in my case it's in reverse. As I disperse my soul into this verse, how can this world get